questo video vi mostrerà passo a passo l'installazione della Steel App sullo smartphone. L'installazione e la configurazione dello Smart Connector nella Steel App e sul prodotto. Per l'installazione dello Smart Connector servono uno smartphone o un tablet con sistema operativo Android o iOS, la Steel App ed eventualmente lo strumento per fissare lo Smart Connector all'apparecchiatura. Sincerarsi di avere a disposizione una connessione internet e che sullo smartphone o tablet siano attivati il Bluetooth e la geolocalizzazione GPS. Aprire Play Store e cercare Steel. Installare la Steel App. Aprire la Steel App e scegliere Il mio Steel. Facendo clic sulla striscia arancione si arriva al login di Steel Connected. Scorrere verso l'alto e toccare il pulsante Registrazione. Compilare il modulo e inviare la registrazione. Per attivare l'account riceverete un link via email valido per 2 giorni. Scegliere una password. La password deve avere almeno 8 o più caratteri, una lettera maiuscola, una lettera minuscola e un numero. Attivare l'account. Con gli stessi dati utente è possibile effettuare il login sullo Steel Connect Pro Portal sul web. Selezionare il segno più e scegliere Aggiungi prodotto. I prodotti possono essere aggiunti in 3 modi diversi. Scansionando il codice a barre o il codice Data Matrix sul prodotto Steel. Cercando il nome del prodotto nel catalogo Steel. Oppure creando manualmente il prodotto. Anche i prodotti di altri marchi possono essere creati manualmente. Scansionare il codice a barre e inserire, se necessario, il numero di serie da 9 cifre. La posizione del numero di serie si trova nelle istruzioni per l'uso al capitolo Importanti componenti. In caso di prodotto già usato, impostare il tempo di utilizzo finora trascorso. Ora il prodotto compare nella panoramica Prodotti. Scegliere il prodotto, aggiungere Connector e Smart Connector. Aprire Smart Connector con lo strumento in dotazione. Rimuovere la batteria e la pellicola isolante. Selezionare Avanti nella Steel App e scansionare il codice dello Smart Connector. Dopo aver inserito la batteria si accende il LED verde. Chiudere il coperchio. Se il vostro prodotto è completamente supportato, potrete vedere un video con le istruzioni di installazione specifiche per il prodotto. Se il vostro prodotto non è completamente supportato oppure è un prodotto di marchi terzi, fissare lo Smart Connector in prossimità della candela di accensione, dell'elettromotore o di un altro campo elettromagnetico, avvitandolo, incollandolo o con dei serracavi. Il vostro Smart Connector è pronto all'uso e inizia da subito a registrare i dati di esercizio del vostro prodotto.